Ciao ragazze, eccoci qua con un altro video e questo è il video sui saldi, il primo video dei saldi perché sicuramente, quasi sicuramente ci sarà qualche altro video, però naturalmente sono proprio i primi acquisti che ho fatto questa settimana, oggi è domenica, li ho fatti tra martedì, mercoledì, giovedì, comunque 3 giorni sono stata in varie zone della mia città, diciamo, e quindi ho acquistato appunto delle cose, no? E quindi ve le faccio vedere, non sono tantissime, però beh, sono comunque abbastanza da fare comunque un video. E niente, prima di cominciare, volevo dire che questo video è in collaborazione con una ragazza che anche lei, come me, ha qui un canale che si chiama Clara Schumann. Il canale si chiama Clara Schumann, la ragazza si chiama Pala, che ho avuto modo di conoscere. Grazie al fatto che lei era una mia iscritta, mi segue tanto, guarda tutti i miei video, li commenta, se li commenta, mette mi piace, almeno credo, li condivide, veramente, forse la ragazza che più veramente mi segue, che mi fa sempre tanti complimenti, io sono molto contenta, lo dico sempre nei miei video, no? Quando trovo queste persone così, sono molto molto contenta, perché io se faccio questa cosa, la faccio per condividere una mia passione, ma anche comunque per trovare persone su cui parlare, su cui fare delle cose, comunque che piacciono entrambe. E lei appunto proprio mi ha chiesto di fare questo video in collaborazione, sono stata molto 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 contenta di accettare, anzi mi dispiace non averci pensato io. Comunque vabbè, io la saluto, ti saluto tesoro, ti mando un grosso bacio. Naturalmente qui sotto troverete sia il link diretto al suo canale, sia il link diretto proprio a questo video che facciamo in collaborazione. Ok, ho fatto 2 minuti di preambolo, però li dovevo fare. Allora, cominciamo appunto con i saldi, con gli acquisti che ho fatto io. Allora, cominciamo da acquisti che ho fatto martedì 6 gennaio, che sono stata all'Ocean, qui a Giugliano, vicino a casa mia. Sapete, Clara lo saprà sicuramente, perché lo dico sempre, è uno dei luoghi con cui vado spesso. Martedì ero alla Befana, io comunque non ho lavorato, diciamo, non avevo niente da fare, allora ho detto vabbè, andiamoci a fare un giro per i saldi, perché comunque i saldi qui a Napoli sono cominciati il 2, vediamo se magari trovo qualcosa di interessante. E ho preso alcune cose, pochissime, però comunque le ho prese. Va bene, sono stata inizialmente da Yves Rocher, perché Yves Rocher nel periodo appunto dei saldi mette il 40% su tutto il negozio. E io assolutamente da un po' di tempo a questa parte volevo prendere un loro mascara che io vi ho fatto vedere nel video dei top del 2014 per quanto riguarda il make-up, che non so se vi ricordate era una mini size, un campioncino di mascara, e vi avevo detto appunto anche che sicuramente avrei acquistato con i saldi, comunque con uno sconto, la full size, proprio il mascara vero e proprio, e appunto approfittando del 40% io l'ho preso, ed appunto il Sexy Pulp di Yves Rocher, ultra volume mascara nella colorazione noir nera, che io avevo parlato molto nel video appunto dei top, che io assolutamente mi ero innamorata di quel campioncino che avevo avuto regalato comunque con una scheda di non so di quale mese, io avendo la scheda appunto con loro, e mi piaceva tantissimo perché aveva appunto questo scovolino bello cicciotto. Io adesso vi faccio vedere se la riesco a trovare la mini size per farvi capire. La mini size era questa, vedete? Questo è il mascara. E io mi ero innamorata perché aveva, appunto, no, aveva questo scovolino gigante, vedete? Ha questo scovolino enorme che a parte prende tutte le sopracciglia, ma gli dà veramente un volume esagerato. Mi sono veramente innamorata. Io non. In genere il mascara lo uso, però non è che gli do tanta importanza, però questo qua veramente mi è piaciuto tantissimo e quindi appunto, mi ripeto, col 40% l'ho preso e appunto questo qua, invece di 16,95 euro, appunto con il 40% di sconto l'ho pagato 10,20 euro, che comunque
non è un prezzo esagerato. Io di solito non spendo tutti questi soldi per mascara perché uso quelli della Essence, uso quelli della Kiko quando li trovo a 3 euro, però talmente che mi ero innamorata di questo mascara ho deciso appunto di spendere questi 10 euro e l'ho preso assolutamente, non ci ho pensato 2 volte. Ok, poi Kiko, sono stata da Kiko appunto all'Ocean a Giuliano. E sono rimasta letteralmente delusa. Pochissimi prodotti in saldi, non so se per scelta, se per mancanza proprio di prodotti, se magari tireranno qualche altra cosa dopo, però veramente ho trovato pochissimi prodotti. Di solito nei saldi Kiko io trovo una marea di cose, non ho trovato niente. Non credo che in 4 giorni di saldi già avevano finito tutto, non penso, almeno che. Lo spero per loro, però veramente sono rimasta delusa. Di solito io vado tranquillamente a vedere Kiko dopo parecchi giorni che hanno aperto i saldi e non trovo così poche cose. Veramente sono rimasta delusa perché comunque con i saldi avrei puntato su tante cose scontate che purtroppo non ho trovato. Però diciamo due o tre prodottini che più o meno uno non era in programma, gli altri due sì, però li ho trovati. Allora, cominciamo da questa collezione che penso si chiama Double Game, comunque questa qua con questo packaging oro. Ho preso un eyeliner doppio, che è la numero, dove sta? 106, non so se si vede, 106, che è appunto un eyeliner doppia, da un lato è nera e da un lato è panna, ma non bisogna dire, comunque è molto chiara. La matita è questa, vedete? Da un lato è nera, l'ho fatto lo swatch e mi è piaciuta tantissimo. Adesso lo faccio vedere anch'io. È un nero molto molto intenso, vedete? E dall'altra parte è questa sorta di illuminante, comunque vedete, un colore molto molto chiaro che non so se riuscirò a farvi vedere dalla telecamera. Sì, e quindi ho deciso di prenderla perché magari ho pensato magari la matita nera sotto e la chiara all'interno per dare comunque illuminazione allo sguardo. E quindi ho deciso di prenderla. Questa qua, 24 mesi di scadenza per un costo. Io questa qua con il 30% di sconto l'ho pagata a 5,50 euro. Ok, poi della collezione Darling Game, mia intenzione era prendere qualche altro rossetto, magari con la matita abbinata, e se l'avrei trovata. Avrei acquistato la matita abbinata ad un rossetto che io ho acquistato normalmente, che è la numero 27, però purtroppo nel rossetto, nella matita numero 27 non l'ho trovata, quindi magari la combo con il rossetto che avevo non l'ho potuta fare. Spero che magari se mi capiterà di andare in qualche altro Kiko la troverò, purtroppo non l'ho trovata. E allora ho preso un'altra combo che ha visto, questo combo l'ho visto qui su YouTube da una ragazza che seguo tantissimo, che è molto molto famosa qui, che è Chiori83, che aveva questa combo del numero 34 e ho detto: oh, è bellissimo, non ci avevo proprio fatto caso quando ho dato un'occhiata in passato da Ring Game e sono andata e per fortuna ho trovato sia il rossetto che la matita. Allora, appunto, il numero 34 e che è un fucsia molto 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 bello. Il packaging, vabbè, ne parliamo, è fantastico. E il rossetto in questione è questo. La telecamera forse non rende. Vediamo adesso lo swatch. Sì, più o meno questo è il colore, vedete, è molto 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 bello. Non è matte, comunque è un lucido, diciamo, però è molto molto bello. E l'ho deciso di prendere, che comunque è scontato del 30%. Io questo l'ho pagato 5,50 euro come la matita. Molto molto bello, mi è piaciuto tanto dal video di Chiore e quindi l'ho preso. E appunto ho preso anche la matita in combo, anche per provare se veramente con la matita il rossetto mi duri di più. E la matita è la numero 34, perché comunque hanno sempre gli, non so se si vede, gli stessi codici. La matita è questa qua, la matita labbra, che vi faccio vedere adesso vicino al rossetto. Sì, è praticamente identica, vedete? E niente, questa qua l'ho pagata un po' di meno. Invece di 4, invece no, no, invece non me lo so dire. Vabbè, con il 30% di sconto 4,10 euro, comunque è un prezzo abbastanza ridicolo. Naturalmente comincerò a provarlo, vedremo come sarà. Se
sicuramente lo vedrete in qualche video preferiti prossimamente. Ok, poi questi sono gli acquisti che appunto ho fatto martedì. Mercoledì invece sono stata al centro commerciale dove lavoro io, appunto sempre a farmi in giro. Sono stata anche da Kiko e, come quello che ho trovato a Giuliano, qui anche forniti malissimo. Credo a questo punto sia una questione che tireranno piano piano le cose, perché è assurdo che comunque in due Kiko non ho trovato tantissime cose in saldo e quindi non ho preso niente. Quello che ho preso nel centro commerciale, che è appunto dove lavoro io qui vicino a Quarto, provincia di Napoli, chi mi segue da Napoli lo conosce, ho preso abbigliamento, ho preso 4 capi, 2 da Terranova e 2 da Zichi. Da Terranova, a parte, ho trovato degli sconti pazzeschi, perché a parte comunque vabbè, gli sconti ci stanno normalmente, però questo Terranova, per la precisione, aveva proprio un 70% di sconto addirittura, perché era in chiusura, purtroppo, e quindi aveva veramente dei prezzi stracciati. C'era un'area del negozio addirittura dove c'erano tanti modelli di maglioncini a 6 euro e io ne ho approfittato naturalmente e ne ho presi 2. Sono uguali, il modello è uguale, cambia solo il colore. Io comunque ve li faccio vedere tutti e due. Allora, l'ho preso uno blu e uno nero. Sono molto molto semplici, a collo alto, vedete? Molto molto semplice, ha questo collo alto che poi naturalmente gira e calza più o meno così, però un po' più alto, un po' più stretto. Il maglioncino in questione è questo, vedete, è molto molto semplicissimo e giù finisce con questa comunque trama come il collo, diciamo a coste, a costine. È la stessa cosa per le maniche, entrambi. Io ho preso una taglia L. Ultimamente, stando a dieta, i fianchi mi si sono molto ristretti. Prendevo una M, cioè più o meno sto prendendo quasi tutto M, però ho deciso di provare la L perché questi qua comunque stretti, diciamo, i modelli stretti segnano molto la vita, anche se comunque i miei fianchi si sono ristretti abbastanza, comunque mi dà fastidio comunque evidenziarli, quindi ho preso una L. Infatti scende normale, si appoggia semplicemente e mi fa comunque una bella linea. Io già l'ho messo nero, l'ho messo ieri, e mi fa veramente una bella linea. Sono stata molto molto contenta di averli presi, perché comunque a un prezzo ridicolo, a 6 euro. E adesso lo faccio vedere anche nero, anche se la stessa cosa, però comunque ve lo faccio vedere. Questo qua. Vedete? Sempre proprio uguale, solo che in nero, però io l'avevo provato solo blu, poi ho detto wow, 6 euro, magari lo prendo anche nero, perché comunque sarà sempre sfruttato anche l'anno prossimo, tra 2 anni, se il mio fisico, il mio corpo rimane quello, è un passepartout, diciamo. Allora l'ho preso anche nero. Questo qua addirittura, avevo detto, l'ho pagato 6 euro facendo un calcolo con il 63% di sconto, che è veramente pochissimo. Poi, appunto, sono stata da Zichi. Allora, Zichi sono rimasta molto molto contenta. Aveva delle cose molto molto carine in saldo. Perché dico questa cosa? Perché io Zichi non mi piaceva tanto. Diciamo che l'avevo un po' snobbato, c'ero entrata un paio di volte, però non c'ero entrata più perché non mi piaceva tanto, a parte la qualità, però non mi piaceva tanto proprio i modelli, le cose. Però sono voluta entrare l'altra volta e ho trovato tante cose carine. Ho provato 3-4 cose e ho preso 2 molto 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 carini. Allora, il primo è sempre un maglioncino che vi faccio vedere, nero, però è molto molto particolare. Questo qua, vedete? Questo qua pure scende largo. La particolarità è che ha qua questi spacchetti, vedete? Che dietro calza, che si allarga, avanti calza come se si andasse a stringere. Molto molto carino. Però la particolarità, vedete, che ha queste spalline, con questo dettaglio di questa catena color argento nero, che veramente io quando l'ho provata mi è piaciuta tantissimo, dà veramente un bel effetto, perché anche comunque se avete alla fine un maglioncino molto molto semplice, il dettaglio che ha sulle spalline lo rende molto molto particolare. Anche se ci mettete solamente un pantalone nero sotto, veramente fa un bellissimo outfit, un bellissimo. C'è un bellissimo stile, molto molto elegante. Ah, poi ancora di più dietro
ha la particolarità di avere questi bottoni con comunque abbastanza, vedete, non sono semplici. Comunque veramente veramente molto molto carina, fa una bellissima figura addosso. Infatti anche ieri quando poi, vabbè, però non sono uscita più, ieri quando l'ho messa che poi non dovevo uscire, mio padre ha detto: ah, proprio proprio molto molto bella questa maglietta, ti sta molto molto bene. E niente, questa qua col 20% di sconto invece di 19,99 l'ho pagata a 15,99. Un bel po', se come ragiono io, un bel po', però comunque è fatta bene, è particolare, mi è piaciuta molto molto. Ok, l'altra che ho preso è invece questa col grigio, vedete, che ha la particolarità di avere avanti questo cuore con all'interno del pizzo poi questi strass a una sorta di onda, poi hanno queste perline grigie. Questi brillantini, diciamo, queste pietre così molto molto particolare, maniche strette, ma la parte da molto molto ancora più molto più carina cioè, è il dietro questo maglioncino può essere indossato sia così, vedete, tutto chiuso, poi si può aprire anche la cerniera, quindi la cerniera si può mettere qua qua e lo si apre anche da sopra, quindi magari lo potete fare un po' più scollato sopra, un po' più scollato sotto, è molto molto modulabile. Poi ha comunque dietro, vedete, questa ciondolina a chiave molto molto carina. Questa anche mi è piaciuta tantissimo, anche come mi sta, molto molto carina. E questa qua, sempre con il... no, anzi, questa col 35% di sconto, invece di 19,99, 12,99. Molto molto carine. Comunque, sì, vabbè, cioè, se vogliamo parlare di convenienza... Quelle là di Terranova, 6 euro, sì, è stato conveniente, però queste qua con il doppio comunque anche è stato conveniente, perché comunque sono lavorate, sono più carine, sono, cioè, più carine magari da sera. Io quelle due le ho prese da giorno, queste qua sicuramente sono due magliette, due maglioncini che comunque sfrutterò di sera e sono rimasta molto molto contenta. Ok, allora, abbiamo finito, vedete, non erano tantissime cose, anche se... ci ho messo 18 minuti a farvi vedere, però vabbè, ho parlato un po'. Spero che comunque queste cose vi siano piaciute. Mettete mi piace, commentate. Io rimando un bacio a Clara Schumann, Paola. Si chiama Paola, ma il canale è Clara Schumann. Non vedo l'ora anche di vedere il tuo video. Io naturalmente ho lasciato qui sempre i suoi, ve lo ripeto, lascio il link sotto al video, andate a vedere anche il suo. E niente, vi rimando un bacio oltre che a Clara a tutte voi.